Allora, riprendiamo a provare a costruire, come dicevamo, quello che sarà la nostra prima applicazione grafica molto molto semplice. Noi vogliamo cambiare leggermente questa interfaccia e quindi ciò che possiamo fare, beh, o creare un nuovo file fxml oppure, per favore, scusate, oppure partendo dal file esistente cancellare ciò che c'è. Quindi vado sui nodi che ci sono, faccio elimina e riparto da un'interfaccia vuota. Allora, dicevamo, abbiamo cancellato i nodi esistenti e quindi ci siamo rimessi in una condizione di file fxml praticamente vuoto. Ci vogliamo costruire dentro un'interfaccia che ci permetta di inserire il nostro nome, un bottone e un messaggio, un'area per un messaggio in cui diciamo così, possa essere fatto questo buongiorno, ok? Questo messaggio di buongiorno. Allora, io prima di tutto me la devo immaginare in testa questa interfaccia. Io mi sto immaginando una prima riga con una casella vuota in cui posso scrivere e a fianco un bottone e sotto magari l'area per il messaggio. Quindi mi sto immaginando un'interfaccia fatta di due parti, una sotto l'altra verticalmente. Allora, devo ragionare in termini di contenitori. Vi dicevo prima molto rapidamente che ci sono i contenitori VBox, e l'iconcina ce lo fa vedere, che ci permette di organizzare elementi verticalmente uno sotto l'altro. Il suo duale è l'HBox, in cui invece gli elementi che sono figli, che inseriamo, no, dentro questa HBox, verranno impaginati tutti da sinistra verso destra. Noi abbiamo il border pane, che di solito consiglio di lasciarlo sempre come nodo principale, perché ci dà, no, la possibilità di inserire meglio le cose, e poi vedremo più avanti, quando ci serviranno, degli altri tipi di contenitori, in particolare il grid pane, quando abbiamo diversi elementi e vogliamo incolonnarli per righe e colonne. Però in questo caso ci può bastare semplicemente una VBox dentro la quale mettiamo due elementi. Sopra una casella di testo e un bottone. Sotto un campo in cui poter scrivere il risultato. Però visto che sopra ho, allora devo mettere una casella di testo, da dove la prendo? Dai controlli. E la casella di testo si chiama text field. La metto dentro la VBox. E compassa una casella di testo qua. Poi ci metto un bottone, sempre dentro la VBox, dopo il text field. E poi ci metterò, una, volendo, un campo di testo, quindi un'etichetta, label, dopo il bottone, dopo e non dentro, quindi attenzione. Ok. Adesso, questi tre elementi, purtroppo non, ecco qua, questi tre elementi, la casella di testo, il cui nodo si chiama text field, il bottone, il cui nodo si chiama button, e l'etichetta, il cui nodo si chiama label, in questo momento sono stati impaginati uno sotto l'altro. Ma perché? Perché sono tutti e tre figli di una VBox. Quindi sono impilati in verticale. Io voglio che i primi due in realtà siano affiancati in orizzontale. Allora, ciò che posso fare è costruire una HBox, quindi vado a prendere il contenitore di scatole orizzontali, che metterò dentro la VBox. Lo sposto come primo, se riesco, è finita. Qui è sempre un casino, ok? E dentro questa HBox trascino il campo di testo e il bottone. C
ci vuole un po' per prenderci la mano, no? A destra a volte non si capisce cosa succede, ma a sinistra vedete che abbiamo una V-box che contiene due figli, H-box e label. Lo vedo meglio se collasso l'H-box, vedi che la V-box contiene questi due figli, l'H-box e la label. Questa H-box, e quindi sono uno sotto l'altro, questa H-box contiene a sua volta due elementi che sono, riesco a cliccarci sopra per aprirla, il campo di testo e il bottone. Adesso, perché sta roba è brutta così? Ma perché allora, la regola di contenimento, di inscatolamento è rispettata, però ci sono dei margini, dei bordi che non quadrano per nulla. Perché questi vari elementi, V-box e H-box, hanno delle proprietà di layout che possiamo voler correggere. Ad esempio una V-box, se vado nelle proprietà di layout, per come SimBuilder è stato impostato, mi crea una box la cui ampiezza e altezza sono 100x200. Se io la voglio più larga, posso dire che la larghezza sarà di 400, ad esempio. Modifico questo valore e, cambiando la proprietà, immediatamente la visualizzazione viene aggiornata. Però qual è il valore giusto? Allora, noi potremmo indovinare, provare a indovinare qual è il valore giusto in termini di numero di pixel da utilizzare per questa V-box, ma ci viene in aiuto invece un'opzione che si chiama Use Computed Size. Cosa vuol dire? Use Computed Size vuol dire, beh, allora, la larghezza me la calcolo sulla base dei nodi che contengo. E quindi anziché fissare una larghezza, poi i nodi devono starci, lui prima posiziona i nodi e poi fa il contenitore della dimensione opportuna. Quindi vedete, se mettete Use Computed Size sia sulla larghezza che sull'altezza, l'interfaccia si stringe intorno ai nodi, rimane ancora questo spazio vuoto, ma perché? Perché la stessa operazione va fatta sulla H-box, perché la V-box, abbiamo detto adesso, usa lo spazio che le serve, l'H-box userà anche lei, gli faccio usare lo spazio necessario, perché altrimenti prima impilava gli oggetti in orizzontale, ma ci si dava uno spazio in altezza che era eccessivo. Ok? Adesso così magari sono un po' troppo appiccicati, quindi potremmo voler, sono riuscito a ingrandirlo ma non riesco più a rimpicciolirla sta roba, vabbè, no, se lo faccio, se vedo il preview che mi dà le dimensioni reali di questa finestra, magari sono un po' troppo attaccati. Allora, magari a questo punto ci conviene giocare sui margini, prendendo la V-box, che è il mio contenitore principale, che ne so, gli do un margine di 5 pixel, ma poi qua sono dettagli, no? Mi dà un margine di 5 pixel nei quattro lati, vedete che posso avere i numeri separati per i quattro lati, e poi l'altra proprietà che mi è utile è la spaziatura, spacing, tra la prima e la seconda riga. Quindi se ne metto un 5 mi spazia un pochino di più la prima riga dalla seconda riga. Questi, tra l'altro, impostare queste proprietà di layout, noi non stiamo dicendo esattamente dove mettere il bottone, ma stiamo dando delle regole attraverso cui ci sarà un algoritmo di impaginazione che mette le cose tenendo conto dei margini, dell'inscatolamento e delle preferenze. Quindi noi stiamo dicendo, così come questo bottone, questa area di testo, magari sono un po' troppo appiccicate, allora dico all'H-box di dare un po' di punti di spaziatura tra gli elementi che lei sta inscatolando in orizzontale. Così è già un pochino più guardabile. Poi magari gli voglio mettere anche un titolo sopra. Allora il titolo lo potrei mettere come etichetta, una label, control, scusami, sono in control, una label,
nel top del border pane. Il contenuto principale l'abbiamo messo nel centro del border pane, il titolo lo possiamo mettere qua. Quest'altra label, che sarà, adesso posso cambiare, non voglio che si chiami label, voglio che mostri, che ne so, buongiorno, buongiorno 2022, ok? Come faccio a modificare il testo? Beh, o ci clicco sopra e scrivo, oppure ciò che ho fatto equivale a modificare la proprietà text della stessa etichetta. La stessa cosa posso fare sotto. Sotto vedete che quando ho creato una label, un'etichetta, mi ha creato il nodo label dando la proprietà label scritta dentro, io posso scrivere qualche cos'altro. Questo campo text ovviamente verrà sostituito, aggiornato istantaneamente. Quello che faceva l'applicazione prima, creava una proprietà testo vuota, una stringa vuota, e quindi non si vedeva nulla. Magari lasciamo scritto ok, così lo vediamo, perché stiamo solo facendo delle prove. Questa dovrebbe essere l'area in cui magari pensiamo di mettere un messaggio. Mostra preview nella finestra, viene una cosa di questo genere. Il titolo non sembra tanto un titolo, allora il titolo magari cerchiamo di farlo un pochino più grande, quindi la dimensione del carattere non è da 12, magari la mettiamo, che ne so, da 24 e... se volete li potete cambiare colore. Dov'è? Così non facciamo cose troppo colorate, perché è vero che sono giorni di carnevale questi, ma no? Possiamo modificare le proprietà che ci servono e abbiamo semplicemente editato questo file fxml mettendoci dentro gli elementi che ci servivano. E possiamo a questo punto salvare, ricordiamoci che noi stiamo editando il file fxml che era dentro il progetto Eclipse, quindi quando salvo sto salvando il file dentro il progetto Eclipse. Quindi se torno su Eclipse e rifaccio run del main, dovrebbe questa volta partire non più l'interfaccia di prima con click me, ma quest'altra qua del buongiorno 2022. Invece no. Perché invece no? Perché Eclipse è scemo. È scemo perché non si è accorto che io ho modificato quel file fxml e non se ne è accorto perché non ce l'ho aperto. Quindi dobbiamo sempre ricordarci, perché poi quando creiamo, modifichiamo le cose, eseguiamo il programma e non funziona. No, ma è come, eppure l'ho modificato, ma Eclipse non si è accorto che io l'avessi modificato. Allora devo aprire il file, tenerlo aperto anche nell'editor di Eclipse. Allora a questo punto, avendolo aperto, lui ovviamente si sarà accorto che è cambiato, e mi parte la mia versione adesso. Tra l'altro non basta cambiarlo, perché se io lavorassi dentro il main, per dire, vado di là, lo modifico, al posto di ok scrivo ok punto esclamativo anziché col punto, per dire, per fare una modifica, lo salvo, torno su Eclipse, faccio run. Allora devo fare run del main, scemo. E mi trovo ancora il punto. Però voi mi dite, no, ma il file ce l'avevi aperto. Sì, aperto in un altro tab. Quindi per far sì che Eclipse ne accorga, devo avere il file aperto, ci vado sopra, torno indietro, basta che... e lui se ne accorge. Cioè deve proprio visualizzare il contenuto di questo fxml. È un po' scomodo all'inizio, ma in realtà questo giochino qua non lo facciamo molto di frequente, perché l'fxml lo vediamo soprattutto nella anteprima direttamente dentro SimBuilder. Quando è finito passiamo ad Eclipse e questo ciclo. Ricordatevi solo, se state già lavorando sul programma e dovete modificare qualcosa in interfaccia,
e non sembra che funzioni è perché dovete aprire questo file perché Eclipse se ne accorga. È scomodo, ma non è complicato. Adesso questo programma che abbiamo fatto, cosa fa? Fa già delle cose. Nel senso che abbiamo messo una casella di testo, e questa è una casella di testo in cui posso scrivere, posso fare copia e incolla, posso cancellare, ho un bottone che posso cliccare, vabbè, la finestra la posso modificare, spostare, ma non è che serva molto. Questo vuol dire che ho già dei nodi che hanno un comportamento predefinito. La casella di testo sa come comportarsi da casella di testo, sulla base delle proprietà che gli abbiamo dato. Quindi in questo caso è una casella di testo che ha la proprietà disable falsa. No? Io potrei avere la casella di testo in cui non posso scrivere, a volte vi capita, no? C'è un campo già predefinito, non potete scrivere, per ottenere questo, se io metto disable, la casella di testo diventa grigia. E quindi non ci posso scrivere dentro. Quindi in funzione di tutti gli attributi che ha questa casella di testo, sa come comportarsi, sa come, diciamo, essere usata da un utente. Poi non sa null'altro del programma che state facendo, non sa che lì dovete scrivere il vostro nome e quando premete il bottone, che a questo punto non chiamiamo button, ma chiamiamo buongiorno, buongiorno, non sa che quando devo schiacciare quel bottone devo fare delle cose. Questo lo devo aggiungere io, quindi il comportamento specifico dell'applicazione lo dovrò aggiungere io, dando che cosa? Dando al programma Java la conoscenza di ciò che c'è nell'interfaccia e di ciò che fa l'interfaccia. Ciò che c'è nell'interfaccia sono i contenuti dei nodi che mi interessano modificare o leggere. Il titolo Buongiorno 2022 da programma Java non mi interessa né leggerlo né modificarlo. Quindi va bene, è un elemento, diciamo, puramente estetico, rimane nell'interfaccia, rimane nel JavaFX e basta. Mentre invece queste altre due etichette, quest'altra etichetta sotto, quella che dove c'è scritto ok, e quella casella di testo, invece interessano al programma Java. La casella di testo perché devo sapere che cosa c'è scritto dentro, e l'etichetta perché devo poterla modificare. Allora devo rendere accessibili al programma Java i nodi corrispondenti a queste due etichette, a questi due testi. Come faccio a farlo? Allora vado, tutto ciò che ha a che fare col programma Java me lo trovo nel pannello code delle proprietà e in particolare il primo, FXID, identità si chiama, identity. Questo associa, questo campo FXID associa una variabile Java all'interno della classe controller che viene automaticamente inizializzata per puntare al nodo che è stato creato nella lettura dell'FXML. Quindi questa classe FXML Loader, oltre a leggere l'FXML e fare tutta la creazione dei nodi, impostare tutte le proprietà, mi salva anche il riferimento agli oggetti che ha creato, quelli che voglio io, non tutti, sennò sarebbero troppi, non ne farei nulla, in una variabile il cui nome scrivo, definisco direttamente dentro l'FXML. Quindi questa casella di testo, sono sulla text field, la posso chiamare txt nome, fatemi chiamare così. La chiamo txt così mi ricordo che è una casella di testo e nome perché mi ricordo che conterrà il nome. In questo modo sto predisponendo l'FXML loader per creare una variabile Java dentro la classe controller che punta a questo oggetto quando verrà costruito.
E la stessa cosa posso fare sull'etichetta sotto. Questa qua la potrò chiamare txt messaggio, ad esempio. Quindi questo fa sì che io possa dalla classe controller poter leggere e scrivere tutte le proprietà. In questo caso ci serve la proprietà text, il testo, ma una volta che l'oggetto posso leggere e scrivere tutte le proprietà degli oggetti selezionati che io voglio selezionare. Mentre invece di questa label qua, sopra il titolo, non metto nessun ID e quindi dal controller non sarà visibile. Ma non ci interessa. E quindi non lo specifico. Tra l'altro nel blocco controller qua sotto, in basso, mi fa una tabellina riassuntiva di tutti quelli che sono gli ID che ho definito, così posso vedere se mi sono dimenticato qualcuno. Quindi cosa dovrà fare poi il mio programma? Dovrà prendere la proprietà text della casella di testo e copiarla nella proprietà text della casella messaggio, più o meno, magari con un messaggio davanti, una capo, qualche cosa del genere, un po' di punteggiatura intorno, ma il problema è quando lo deve fare. E lo deve fare quando premo il bottone buongiorno. Quindi il controller deve avere accesso ai dati che sono visualizzati nell'interfaccia. Avere accesso vuol dire che in qualunque momento lo posso leggere, lo posso scrivere. Ma io non lo voglio leggere o scrivere in qualunque momento, lo voglio leggere o scrivere quando premo questo bottone. Allora qui entra in gioco un altro concetto di JavaFX, ma di tutti i toolkit grafici, che è della programmazione ad eventi. Cos'è un evento? Un evento è una qualunque cosa che può succedere sull'interfaccia. L'utente ha spostato il mouse di mezzo pixel, quello è un evento. L'utente ha premuto una lettera sulla tastiera, quello è un evento. L'utente ha cancellato un campo, ha scritto una lettera dentro una casella di testo, quelli sono eventi. Cioè, mentre noi usiamo, ma non solo JavaFX, qualunque programma, tutto ciò che noi facciamo, tutti i nostri spostamenti del mouse, della tastiera, del touchpad, eccetera, eccetera, generano centinaia di eventi al secondo. Che fine fanno questi eventi? Questi eventi possono essere ignorati, nel senso che se io sposto il mouse da qui a qui non cambia niente. Questi eventi vengono generati, gli eventi vengono passati dal sistema operativo a quella finestra, in questo caso la finestra di anteprima, la preview, ma non cambia nulla. E la finestra dice, vabbè, non frega niente. E quindi questi centinaia di eventi al secondo vengono tutti buttati nella spazzatura. Però, vedete, quando invece mi sposto sul bottone, allora cambia il bottone. Quindi vuol dire che il bottone in questo momento sta catturando l'evento che dice che il mouse si è spostato sopra di lui e ha reagito in qualche modo. Quando io clicco, il bottone reagisce in quell'altro modo. E così via. Quindi noi abbiamo un grosso flusso di eventi che viene generato automaticamente indipendentemente da ciò che faccio. Clicco, mi sposto, scrivo. Tutti gli eventi generati. Tantissimi vengono dimenticati, alcuni vengono catturati da qualche oggetto. Ad esempio, quando io scrivo qui dentro ABC, nel momento in cui premo la A, il fatto che la A compaia lì, non è magia, è perché c'è il gestore dell'evento, ho premuto un tasto, che legge il tasto che ho premuto e va a modificare la proprietà text di quella casella. Solo che sto codice non l'ho scritto io perché fa parte del codice della libreria JavaFX per la classe text, come si chiama? L'ho dimenticato già. Text field, scusate, mi viene a text area che è quello grande. Ma c'è.
E infatti se noi prendiamo il text field vediamo che abbiamo tutta una serie di, nel pannello code oltre al nome, tutta una serie di caselline che corrispondono a tutti gli eventi che possono capitare. Che ne so, tutti gli eventi legati al mouse, il drag and drop, tutti gli eventi legati alla tastiera, quindi un key pressed, un key released. Premo un tasto, lascio andare un tasto, sono eventi separati. On key typed, tasto premuto e rilasciato, un evento solo che indica l'intera pressione di un tasto. E posso ridefinire tutti questi eventi. Se io volessi potrei fare in modo che questa casella accettasse solamente, che ne so, delle lettere alfabetiche, non dei numeri, andando a intercettare l'evento key type, e se il tasto è quello che voglio lo inserisce, altrimenti no. Adesso le cose di basso livello lasciamole fare alla libreria JavaFX. Il principio generale è che di tutti questi eventi che vengono generati, un piccolo sottoinsieme mi serve. Quelli di basso livello li registrerà la libreria per far funzionare la casella di testo. Quelli un pochino più di alto livello li gestisco io per far funzionare il programma nel suo complesso. Quindi mi serve, e la domanda che mi devo fare è questa, mi serve fare qualcosa quando l'utente interagisce con questa casella di testo? No, perché lui può scrivere, sbaglia, cancella, corregge, ma la casella di testo sa già come comportarsi. Mi serve fare qualcosa quando l'utente ha finito di scrivere e clicca sul bottone buongiorno. Allora ciò che mi serve è andare a intercettare l'evento di click sul bottone buongiorno. E quindi vado sul bottone buongiorno, senza proprietà, sempre la proprietà code, e vado a intercettare l'evento action, che c'è solo su alcuni elementi l'evento action, quelli che possono causare un'azione. E qui dentro ci metterò, dentro questa proprietà ci devo mettere il nome di un metodo che verrà automaticamente chiamato quando su quel bottone si verifica quell'evento. Quindi tutto il meccanismo di gestione degli eventi esiste ed è trasparente. Non ci devo fare nulla, basta sapere che c'è. E quando voglio dico, su questo elemento mi interessa gestire io quell'evento, che magari verrebbe buttato via, verrebbe ignorato, e invece adesso io lo voglio gestire. Cosa vuol dire gestire? Vuol dire, vabbè, chiamo sto metodo e dentro ci scrivo le istruzioni per fare ciò che devo fare. No? E quindi tipicamente, visto che voglio gestire un evento, avrò dei metodi che spesso come nome chiamiamo handle qualcosa. Handle, buongiorno. Se notate, quindi ho scritto il nome di un metodo Java che non esiste ancora, me lo devo creare questo. Non ho messo un ID al bottone, potrei metterlo, non fa nulla di male, ma non l'ho messo perché non mi serve. Al programma Java serve andare a leggere e modificare le proprietà di questo bottone? Probabilmente no. Beh, potrebbe servire se io volessi rendere il bottone a volte abilitato, a volte cliccabile, a volte invece disabilitato. Allora in quel caso avrei bisogno del riferimento al nodo bottone per poter fare un set disable true o set disable false, cosa che faremo nelle prossime esercitazioni. Ma se non devo leggere delle proprietà o non devo modificare le proprietà, al programma Java non interessa avere riferimento a quell'oggetto. Quindi cerchiamo solamente di mettere riferimenti a ciò che effettivamente ci serve. Quindi noi abbiamo popolato questa interfaccia con tre informazioni. Il nome della variabile con cui vogliamo fare riferimento alla casella di testo. Il nome della variabile con cui vogliamo fare riferimento al messaggio. E il nome del metodo che deve essere chiamato quando clicchiamo sul bottone, attraverso la proprietà onAction del nodo bottone. Adesso bisogna costruire, aggiornare la classe controller, che era quella di prima,
in modo da sapere queste informazioni. Quindi dovremmo qua dichiarare, anziché una variabile che si chiama label, una variabile che si chiama txt messaggio e così via. Allora, questa parte noiosa è capace a farla già da sola lo scene builder. Se andate nel menu view, l'ultima voce è mostra un esempio di uno scheletro di controller, show sample controller skeleton, che partendo dall'interfaccia attuale mi crea già la classe controller, lo scheletro della classe controller, che posso semplicemente prendere e far copia e incolla dentro Eclipse. Questo scheletro contiene già, vedete, label, text messaggio, text field, text nome e il metodo handle buongiorno, ovviamente vuoto perché non è che può sapere cosa fa, ma perlomeno mi dà lo scheletro. Quindi ciò che conviene fare è prima mettere a posto tutte le proprietà degli elementi, nei nodi dell'interfaccia grafica. Poi farmi generare questo scheletro, copia e incolla e da lì in avanti lavoro su Eclipse. È ovvio che se poi dovessi aggiungere una nuova proprietà, devo andarmi ovviamente ad aggiornare il controller, se però ho già fatto delle modifiche in Java, cioè, devo un po' aggiornare, fare un po' una fusione delle modifiche fatte a mano, no? Quindi conviene, se riusciamo, a pensarci prima a ciò che ci serve. Quindi faccio copia, seleziono tutto, copia, torno nella classe controller, seleziono tutto, cancella e incolla. Okay. Quindi in questo caso ho buttato via il controller che c'era prima, che era relativo a un FXML diverso, a una scena diversa, e ne ho fatto uno che è adatto alla mia scena. Dove in automatico, quando viene caricato l'FXML, questa variabile txt messaggio punterà esattamente alla label, che per noi è nell'ultima riga, questa variabile txt nome punta al text field che è nella prima riga. E questo metodo verrà chiamato automaticamente tutte le volte che l'utente clicca sul bottone. Qui siamo più tranquilli perché abbiamo veramente un metodo da scrivere, una classe con due proprietà, e non ci interessa del bottone un po' più alto, un po' più in basso, se è giallo, se è verde, come è scritto il testo, eccetera. Qui dentro il controller abbiamo puramente... ci dobbiamo preoccupare puramente della logica di funzionamento dell'interfaccia, non più della presentazione, della visualizzazione. Il bello di questa libreria JavaFX è che ci permette di separare nettamente le problematiche di visualizzazione, layout, margini, colori, eccetera, dalle problematiche di logica applicativa. Noi poi la settimana prossima faremo un passaggio in più nella logica, separare la logica di gestione dell'interfaccia dalla logica di gestione dei dati, introducendo un livello in più che chiameremo modello, ma questo è al di fuori della libreria JavaFX, facciamo un passo per volta. Adesso cosa devo fare qua? Vediamo se funziona prima di tutto. Proviamo a scrivere qua una semplicemente system.out.println. Bottone premuto. Quindi per ora verifichiamo se ciò che vi ho raccontato è vero. Riapro lo scena, allora devo andare su Scene Builder, salvare il file, tornare su Eclipse, aprire scene.fxml, così lui se lo legge. E se va tutto bene, l'FXML non lo devo più toccare. Vado su main, faccio run, mi dice che deve ovviamente aggiornare il controller. Allora, c'è questa mia interfaccia, provo a cliccare su buongiorno e mi scrive nella console bottone premuto, che mi fa vedere che effettivamente ho chiamato quel metodo. E tutte le volte che premo il bottone mi scrive questa cosa, possiamo divertirci tutto il giorno oggi. E veramente, tutte le volte che lo preme, ma noi ci vogliamo divertire con altro. Ok? Allora, io adesso ho un metodo e so come fare a chiamarlo, a far sì che venga chiamato.
Adesso devo far fare a questo metodo qualcosa di più furbo. Tipo prendere il testo che c'è qui e copiarlo sotto. Allora, chiudiamo l'applicazione e torniamo a ragionarci. Questo qui è bellissimo, ma lo commettiamo. Allora, qual è il nome di questa persona? Che dobbiamo salutare molto educatamente. Sarà una stringa che posso ottenere andando a leggere la proprietà text del mio text field che si chiama txtNome. Quindi ho fatto semplicemente txtNome punto, ho detto una proprietà, quindi una proprietà avrà un getter e un setter. Get text. Vedete che la classe text input control, che è una delle superclassi di text field, ha una proprietà get text che mi restituisce esattamente una stringa. Quindi, quando premo il bottone, viene eseguito questo codice va a leggere il valore della proprietà text della casella di testo in quell'istante, ciò che c'è scritto in quel momento. E cosa se ne fa? Beh, usa questa stringa per andare a modificare il messaggio. Modificare il messaggio significa andare a modificare la proprietà text della label accessibile attraverso la variabile txt messaggio. Quindi farò txt messaggio, che è il nodo messaggio, gli voglio modificare la proprietà testo, quindi set text, e dentro, cosa ci fa questa T qua fuori, non lo so, ci devo mettere una stringa che voglio che compaia. La stringa che voglio che compaia potrebbe essere ad esempio buongiorno, virgola, spazio, più nome, più punto. Allora, in questo caso, se faccio run, io posso scrivere il mio nome, non succede ancora nulla, perché nonostante ci sia la logica per copiare il messaggio sotto, questa logica viene attivata solo quando clicco il bottone, quindi non parte da sola. Clicco su buongiorno e mi viene modificato il messaggio sottostante. Se io decidessi di cambiare il mio nome, mi chiamo altro, buongiorno altro. Quindi gli eventi che catturo mi dicono il quando, le proprietà degli oggetti mi dicono il cosa, cioè quali sono i dati, e il codice che sta nei metodi mi dicono il come, cioè come vengono trasformati questi dati, come va avanti l'applicazione. Poi magari voglio fare anche un po' di controllo, nel senso che se uno non mette nulla e mi schiaccia il bottone, buongiorno punto, è un po' brutto da vedere. Allora magari in questo caso gli scrivo un messaggino, per favore inserisci il tuo nome. A questo punto è semplice codice Java. Ho una stringa, nome, se la lunghezza di nome, nome.length, uguale 0, allora scriverò in quest'area del messaggio set text, per favore inserisci il tuo nome, altrimenti altrimenti va bene questo messaggio che abbiamo messo. Quindi facciamo un altro run,
sono gli errori, cosa ho fatto qua? If, ah sì. Passato il weekend a correggere compiti di Python dove le parentesi non ci sono. Ok, se io provassi a cliccare buongiorno adesso, mi dice per favore inserisci il tuo nome, se invece inserisci il nome, mi dice buongiorno, dal nome, no? Poi magari una cosa che vogliamo fare, dopo che ho inserito il nome, questo campo di testo lo potrei voler vuoto, voler ripulire, in modo che uno non possa premerlo più volte. A questo punto come faccio a nel caso in cui sono riuscito a dare il buongiorno a ripulire questo campo di testo? Semplicemente rimposto txt, scusate, txt nome, set text, stringa vuota. Quindi ti do il buongiorno e poi reimposto vuoto quella casella, basta semplicemente. Noi impariamo a ragionare, no? Semplicemente, esclusivamente lavorando sulle proprietà degli oggetti dell'interfaccia grafica. E le proprietà sono in molti casi bidirezionali, cioè gli elementi interattivi come la casella di testo, il valore può essere modificato dall'utente e ogni volta che l'utente lo modifica la proprietà text viene automaticamente aggiornata e quando la leggo col getText becco l'ultimo valore. Ma anche è vero il contrario, quando io modifico la proprietà text, questa viene anche aggiornata sull'interfaccia grafica e l'utente vede immediatamente la modifica. È bidirezionale questo collegamento automatico fatto per noi. Quindi se lo rifacessi vedrei che se scrivo il mio nome mi dà il buongiorno, ma nel frattempo ha ripulito la casella di testo, se era ciò che volevo. Oppure posso disabilitare, posso fare ciò che voglio, essenzialmente. Ho il pieno controllo a questo punto di che cosa fare sull'interfaccia grafica. Volendo potrei anche aggiungere, togliere, cancellare dei nodi dell'interfaccia grafica, perché alla fine questi nodi altro non sono che, come dicevamo, classi Java. Questo in realtà non lo faremo quasi mai. Però potremmo giocare sul fatto che un nodo diventa invisibile, non più abilitato, o lo modifico e cose di questo genere. Ok? Questo, diciamo, grazie al meccanismo, lo rivediamo un attimo, per, no, ricordarci cosa sta succedendo, al meccanismo degli eventi. Gli eventi possono essere generati, per quelli che interessano noi, in realtà possono essere generati da altre fonti, ma quelli che interessano noi sono principalmente gli eventi generati dall'utente. E l'utente genera eventi, di solito attraverso la tastiera e attraverso il mouse. Questi sono gli eventi di basso livello. Il mouse si è spostato, ho premuto il mouse, ho lasciato il mouse, eccetera, eccetera. Poi ci sono gli eventi un pochino più evoluti, tipo ho cliccato sul bottone. E questa è una sequenza di eventi, no? Devo essere prima andato dentro il bottone, poi aver premuto il mouse, poi aver lasciato andare. JavaFX non mi obbliga a gestire io diciamo, questa sequenza di micro eventi, ma mi dà già un evento on action che è già riassuntivo. Quando l'utente ha fatto queste cose io genero l'evento action. E ogni evento viene sempre generato da un nodo, l'origine dell'evento. Quindi il bottone può essere, in questo caso, è l'origine dell'evento action a cui aggancio il mio gestore dell'evento. Poi volendo, posso, questa seconda parte sull'obiettivo dell'evento, sul target, non ci interessa più di tanto perché è solamente relativa a quando io fossi generare degli eventi nuovi, ma noi non andremo a fare, diciamo, questa programmazione di basso livello. La cosa interessante, la cosa importante è che invece noi possiamo gestire per ogni evento dei gestori di evento personalizzati, per andare a decidere che cosa succede quando capita una certa cosa in una parte dell'interfaccia, in alcuni elementi dell'interfaccia. Forse, no? Poteva venirci l'idea di dire, ma in realtà a me interessano gli eventi che capitano sulla casella di testo. No?
In realtà abbiamo visto che gli eventi locali del testo non ci interessano, non li abbiamo usati, ci è interessato solamente l'evento sul bottone. Buongiorno. Perché? Perché gli eventi che capitano sulla casella di testo ci basta già la gestione normale che ne fa JavaFX. E quindi non devo aggiungere nulla di più. No? Devo solo andare ad aggiungere il codice che mi serve, no? Quando non mi basta ciò che fa da sola. Allora, il bottone normalmente non ha nessun comportamento predefinito, se non quello di far finta di essere premuto, e di solito ci dovrò agganciare qualcosa. Le altre, che ne so, gli altri elementi di input quasi sempre non mi interessa come lavorano, perché ciò che mi interessa è il valore finale che l'utente ci ha messo dentro, non tanto la sequenza di tasti che lui ha fatto, no? Potrebbe interessarmi, non so, se uno vuole abilitare o disabilitare questo bottone a seconda che ci sia o non ci sia scritto qualcosa nella casella. Allora a quel punto devo andare a catturare ogni singola modifica e a vedere se questa lunghezza di questa stringa è 0 oppure no. C'è una domanda, dimmi. Sì, c'è una. Allora la domanda era, la ripeto per la registrazione, la domanda era: se io volessi inserire il nome battendo invio anziché scrivendo il bottone, come vedi sulla casella di testo c'è anche sulla casella di testo c'è un evento action. E l'evento action sulla casella di testo viene generato quando appunto premo invio essendo dentro la casella di testo. Tutte queste documentazioni. Io cosa ho fatto qua? Ho cliccato su questo on action della casella di testo e mi ha portato la documentazione che mi dice il gestore dell'azione associata con questo campo di testo, questa proprietà mi riporta questo gestore, l'action handler, il gestore dell'azione, normalmente viene chiamato quando l'utente inserisce il tasto enter, schiaccia il tasto enter. Quindi se voglio posso far sì che l'enter su un tasto mi mandi avanti il dato, mi salvi il dato. Oppure posso fare in modo che faccio enter sul tasto, sposto il cursore dell'utente al campo successivo, ad esempio. Sono io che decido, normalmente non fa nulla, perché quel gestore di questo evento non è catturato. Quindi se batto un invio lì non fa nulla. Se voglio che faccia qualcosa, posso mettere quell'evento. Tra l'altro posso dare la stessa, volendo, la stessa funzione di prima. Perché ciò che faccio quando batto invio qua e ciò che faccio quando premo il bottone buongiorno saranno identiche, la stessa cosa identica. Allora posso usare lo stesso gestore. Metterò qua, no, se vogliamo farlo, handle buongiorno anche nell'action della casella di testo. E quindi ho dato un modo in più per eseguire quella funzionalità. Se invece uno vuole andare a intervenire mentre l'utente scrive, dovrà andare a prendere sulla casella di testo text changed, è cambiato il testo, oppure key typed, l'utente ha scritto qualcosa. Attenzione che change text viene chiamato solo, ve lo faccio solo vedere perché è un errore frequente, viene solo chiamato quando l'utente esce dalla casella di testo dopo aver cambiato qualcosa, non viene chiamato, l'evento non viene generato ogni singolo tasto che avete premuto. Per andare a beccare ogni singolo tasto dovete andare a beccare l'evento keyTyped. Però come vedete è anche facile sperimentare, uno prova a mettere una cosa, mette una print line e vede che cosa succede. Ok? Allora, per oggi l'obiettivo è dare un primo assaggio sulla costruzione di interfacce di questo genere. Solo per riassumere, alla fine i posti che dobbiamo toccare sono due: il file fxml e il controller. Il resto del progetto non l'abbiamo toccato, ok? Per ora. Va bene, allora buon divertimento domani in laboratorio, mercoledì in laboratorio, mercoledì con Alberto a lezione. Noi ci vediamo lunedì prossimo.